Allora, la mia esperienza a Masters è stata un'esperienza bellissima, è un'esperienza che mi porterò per tutta la vita. E chi avrebbe mai detto che sarei entrato dentro la Masterclass e vivere da vicino le emozioni di una grande cucina? I giudici sono tutte e tre persone che io apprezzo tantissimo, in primis Bruno Barbieri, che trovo una persona molto di stile e raffinata, poi Antonia Kluger, che considero dolce e molto preparata, e Bastianich è lo sportivo della situazione, mentre Cannavacciuolo è una persona che emana molto calore ed è di una grande bontà. Ho visto la giudice Klugman crescere in puntata, nel senso che inizialmente era piuttosto, lui stava abbastanza rigida, poi dopo si è lasciata andare ed è venuto fuori la sua personalità. Dentro di sé faceva fatica a controllare la sua vivacità, che alla fine comunque sa essere divertente e anche ironica. Beh, la prova di pasticceria per me lo sapevo, partivo con l'handicap che la pasticceria è un tallone d'Achille, nel senso che io faccio cucina ogni giorno a casa per gli amici quando capita, fine settimana, però il modo per invitare così gli ospiti è quello di porta una bottiglia e porta il dolce, perché io faccio il resto. E ho fatto delle scelte, sono state scelte che in quell'occasione lì ho sbagliato e ammetto l'errore. Quando si sbaglia si paga e ci sta. Innanzitutto Italo è stata la prima persona ad avvicinarmi dopo il rientro. E quindi Italo io posso dire che è una persona di grande carattere, una persona culturalmente molto preparata, di grande esperienza, quindi io mi sono sempre trovato bene insieme con Italo. Ha un carattere un po' particolare, nel senso che ha dimostrato purtroppo che durante le prove, soprattutto di squadra, la sua personalità era un po' troppo, non dico invadente, però ci metteva un po' troppo di suo. Io sapevo del mio handicap e ho pagato pegno e ci sta. Se superavo questo momento io mi consideravo sul podio tranquillamente, perché avendo visto le forze in campo, cioè l'esperienza, la conoscenza degli ingredienti, degli alimenti e quant'altro, saperli gestire, non ho problemi. Il problema è che sei all'interno di un gruppo. Italo ha la stessa preparazione, Giovanna lo stesso. Fabrizio pure, nonostante che sia un attimino magari un po' più irruento su certi passaggi. Tutti gli altri per me li vedo tutti allo stesso piano.